significa tutto passa. Io se mi faccio un tatuaggio ti scrivo niente passa. Miglior attrice dell'anno, Lucia Sardo, consegna il Paladino d'Oro il presidente della Carol Marco Zummo e Pippo Balistreri, direttore di palco di Sanremo da 38 anni, direttamente dagli States, Lucia, from Sketch, la tua ultima fatica, ha conquistato Hollywood. E pensare, Lucia, che tu quando gli hanno detto di fare il provino hai detto: ma come faccio? Non prendo gli aerei, devo recitare in una lingua diversa, e hai conquistato tutti. Grazie. Allora, intanto vi ringrazio veramente tutti e io porto speranza, perché io sono la prova provata che tutto può accadere. Ecco. Può accadere che mi chiami Hollywood, può accadere che io prenda un aereo che non ho mai preso. Ecco. E che mi faccia 18 ore di aereo, può accadere di lavorare con Zoe Saldana, può accadere di vincere questo il Paladino d'Oro, può accadere speciale. Che lavoro anche con lavori con Lino Banfi, con Alessio Vassallo. Oh, ma quello è già accaduto. C'è un fil rouge stasera tra gli ospiti. Sì, no? sì, ho visto, è un fil rouge. E voglio dedicare questo premio alle donne. Che meraviglia, brava. Alle mie sorelle, alle mie amiche, alle grandi madri, alle donne che non sono più giovanissime e a quelle giovanissime. Voglio dedicarlo veramente alle donne che hanno resilienza, che hanno bisogno tutte le mattine di infilarsi le scarpe e ogni tanto anche i guantoni per combattere. Lucia, tantissimi progetti che sono rimasti chiusi nel cassetto purtroppo per la pandemia, e volevo una scuola di teatro a Catania, insomma il film Piccirida dall'omonimo romanzo di Catena Fiorello. Cosa bolle in pentola? Dove ti vedremo? Cosa farai? Ma intanto ti devo dire che io, siccome vado sempre controcorrente, sono da quanto c'è la pandemia non smetto di lavorare. Infatti, meno male. Ho veramente fatto un lavoro dietro l'altro, quindi... Ma bolle in pentola tanto, sai che noi siamo scaramantici, io non lo sono, però mi hanno detto state zitta, non si parla, perché mia mamma mi diceva chi duca c'è in avanza c'è in aucca, traduco per gli inglesi, quello che ha in pancia ha in bocca. Non bene. So una parola di inglese. Vabbè, c'è tempo, chiamato, Lucia, detto, c'è tempo per imparare. Non so c'è parlare tempo, inglese. Ma sei sopravvissuta a Hollywood, voglio dire. Puoi diciamo, affrontare fatto. Anche le lezioni di inglese alla perfezione. Ma allora hanno detto che noi italiani non abbiamo bisogno di imparare l'inglese. Ci perché facciamo capire. Recitiamo con gli occhi, brava, con le bravissima. Mani. Quindi... Presidente Marco Zummo, lei è un'eccellenza del campo della sanità, ma che si cimenta da quest'anno anche nel campo dell'arte, no? Affrontando questo gruppo meraviglioso Zara Ziz. Prego. Questo è tuo. Sì, questo è suo. Io intanto ringrazio dell'onore che mi è stato fatto di invitarmi per premiare un artista come Lucia Sardo, sì. Che è un patrimonio della cultura italiana. Bravissimo. Bravo. E direi appunto che la Sicilia riesce a essere eccellenza. Ecco, Zara Ziz vuole valorizzare dei posti importanti per la Sicilia, che sono le Tonnare, che sono state dei Florio, e vuole portare avanti il marchio dei Florio nel mondo. Questo, io credo che la Sicilia meriti tanto, e lo dimostra questa manifestazione, artisti come Lucia Sardo, e il futuro sicuramente è del nostro meridione. E lei di un'eccellenza si è voluto circondare, perché pensate, Pippo Balistreri, direttore di palco di Sanremo da 38 anni, ci sta l'applauso, non ha mai lavorato in Sicilia in 38 anni, è riuscito a corteggiarlo solo il presidente Zummo, quindi da un'eccellenza a un'eccellenza. Grazie. Pippo, ci dai qualche annuncio per il prossimo anno, una rassegna col botto, lo è stato quest'anno? Sì, stiamo preparando una bella cosa e spero che di dirlo più in là, come si deve, in queste tornare che sono eccezionali, favolose. Stiamo cercando di portare degli eventi per la città di Palermo e anche per tutta la Sicilia. Lo ricordiamo, la tonnara dell'Orso, Villa Bordonaro, la tonnara Florio. Hai visto, lei sa tutto. Bene. Grazie, sono contento di essere qua insieme a lei. Molto grazie, grazie, ci avviciniamo per la consegna. Per la foto, scusatemi, per la foto, che sennò poi i fotografi ci redarguiscono. Grazie, grazie mille.